Centro di prostituzione a Palermo, fermate tre madri di famiglia per far fronte alla crisi, vendevano il loro corpo. Termini Imerese, sequestrate 440 stecche di sigarette di fabbricazione estera, i tabacchi erano destinati al commercio illecito. Partinico, abolito il parcheggio in Piazza Duomo, diventa zona pedonale. Sport e calcio, il Trapani gioca ad anticipo questa sera in casa contro il Varese, il Palermo domani a Pescara. Buonasera, bentrovati a Studio TV7. Oggi è il primo giorno di primavera, il 21 di marzo. Iniziamo parlando di questo blitz della polizia in una casa di appuntamenti che ufficialmente era un centro benessere. Non è il primo caso di Palermo. In questa volta invece all'interno sono state trovate tre signore, non più giovanissime, madri di famiglia, che hanno detto di aver perso il posto di lavoro e essere state costrette a vendere il proprio corpo. Centro massaggi e sesso a pagamento, ancora una volta, è quello del settore benessere a Palermo, che costituisce il paravento per chi sceglie di dedicarsi alla prostituzione. Agenti della Polizia di Stato e del Commissariato Libertà hanno sequestrato un appartamento nella zona Fiera, che apparentemente era un centro massaggi, ma di fatto era un luogo di incontro dove diverse donne si prostituivano. Gli ultimi centri benessere finti erano stati scoperti nei quartieri in della città. Questo invece era nella zona dei cantieri navali palermitani, un quartiere particolarmente ampio al cui interno convivono diverse realtà economiche, dalle più alte alle meno abbienti. Ma i clienti del centro appartenevano ad entrambe le realtà sociali. Ogni giorno, senza molte cautele, tanta gente andava e veniva da quell'appartamento dove si dispensava piacere, tanto che la notizia è arrivata alla polizia perché nel quartiere se ne parlava senza eccessivi problemi. Dopo alcuni giorni di appostamento, che hanno fatto registrare una costante presenza maschile nelle adiacenze dello stabile segnalato, ieri pomeriggio i poliziotti hanno ritenuto di fare ingresso nell'edificio. Quasi a guardia dell'attività c'era la portiera dello stabile, che appena ha visto i poliziotti ha suonato con insistenza il campanello dell'appartamento, tentando di allarmare chi in quel momento era all'interno. Quando sono entrati dentro, i sospetti dei poliziotti hanno avuto l'immediata conferma. C'erano tre signori in abiti succinti che, interrogate, hanno ammesso che erano lì per prostituirsi. Il centro massaggi era in realtà una ben avviata casa a luci rosse, nella quale si consumavano rapporti sessuali con tariffe oscillanti dai 30 agli 80 euro, con l'aggiunta di eventuali regalie rimesse alla generosità dei clienti. Oltre la metà degli introiti veniva versata alla tenutaria della casa. Dietro questo giro di prostituzione, però, c'è un substrato economico legato anche alla crisi. Le tre donne, infatti, hanno tutte alle spalle una triste vicenda. Tutte sono madri di famiglia. Una delle tre, fino a poco tempo fa, era proprietaria e gestiva un asilo nido privato. Ha raccontato agli agenti di essere stata spinta a prostituirsi dalla necessità economica subentrata alla chiusura della struttura scolastica. Analoghe le vicissitudini delle altre due compagne, entrambe recentemente licenziate ed in età ormai considerata avanzata per trovare un lavoro. I poliziotti hanno proceduto al sequestro dell'appartamento ed hanno denunciato in stato di libertà la tenutaria per sfruttamento della prostituzione. Ancora a Palermo, sequestrate alla Guardia di Finanza di Palermo e Termini Imerese 440 stecche di sigarette di provenienza estera destinate al commercio illegale. La merce occultata all'interno di un'auto apparteneva ad un palermitano e ad un tunisino, entrambi arrestati per contrabbando. La Finanza di Palermo, in un'operazione congiunta con Termini Imerese, ha arrestato un 34enne residente a Palermo ed un trentenne di origine tunisina nell'ambito di controlli finalizzati a prevenire il contrabbando di tabacchi. I due sono stati fermati a bordo di una Golf che conteneva poco meno di 440 stecche di sigarette, tutte di provenienza estera. Il sequestro, effettuato presso lo scalo portuale di Termini Imerese, ha mostrato come i contrabbandieri stessero cercando di evitare i controlli dei funzionari doganali che, proprio dall'inizio del 2014, hanno denunciato 64 cittadini tunisini residenti nell'isola, trovati in possesso di tonnellate di sigarette pronte per essere illegalmente commercializzate. Il duo aveva escogitato un piano apparentemente perfetto per occultare la merce, sistemata non solo all'interno di bagagli, ma anche nei cruscotti, nei pannelli dei portelloni posteriori, nelle ruote di scorta e di quelle marcianti, nei serbatoi di carburante, nelle imbottiture dei sedili e addirittura all'interno di zucche rosse appositamente svuotate e riempite.
I finanzieri hanno quindi sequestrato l'autovettura e disposto la misura cautelare malviventi accusati di contrabbando. Adesso spostiamoci a Partinico. Questa volta sono molto contento di farlo per parlare di un'iniziativa positiva. L'amministrazione comunale questa mattina ha presentato l'incipit di un'idea, quella della chiusura di una parte di Piazza Duomo. Da oggi la parte che era stata un parcheggio diventa zona pedonale ed è solo l'inizio, ha detto il sindaco. Da oggi la piazza di Partinico cambia volto. Quella parte alle mie spalle, che è stato un obbrobrioso parcheggio senza nessun regolamento di automobili, è chiusa da questa mattina al traffico veicolare e diventa zona pedonale. Intenzione dell'amministrazione è quella di riportare alla luce il basolato e di creare il vero agorà del paese. Dateci il tempo, ci sono alcuni aspetti tecnici che dobbiamo risolvere, poi la renderemo ancora più decorosa questa piazza. Sarebbe bello, insomma, riportare il basolato a vista, insomma, e creare davvero una cosa. Stai anticipando qualcosa che io tra le righe ho detto precedentemente. Intendo decoroso, anche può essere anche questo, quindi un modo per rendere ancora più decorosa questa piazza. È logico che costa di alcuni aspetti tecnici che in questo momento non posso dare per scontato. Io preferisco essere molto pragmatico e dirle quando le cose sono quasi del tutto realizzate. Però già conforta il fatto che l'idea è quella di abbellirla davvero. Sì, sì, perché poi la cartina torna solo della città, la piazza, quindi per questo stiamo cercando di attuare alcuni aspetti. Abbiamo dei fondi PAC che la regione deve dare sulla riqualificazione urbana che ci spettano sull'accordo che è stato siglato nei trasferimenti per fondi di investimento ai comuni superiori a 30.000 abitanti. La chiusura di mezza piazza, a nostro giudizio opportuna, comporterà chiaramente un cambiamento nella circolazione e per questo l'assessore al ramo pensa di integrare questa decisione con l'intero piano traffico. Io parto dal presupposto che tutto il traffico della città va concordato e sinergicamente deve essere portato avanti con il piano traffico. Questa iniziativa, quella della chiusura della piazza, segue la chiusura di Piazza Garibaldi che abbiamo fatto sotto le festività di Natale. Abbiamo visto con grande piacere che è stato apprezzato dalla gente. Anche questa iniziativa già dai primi commenti viene accettata bene dai cittadini, anche perché penso che in tutte le città d'Italia e in tutte le città civili non esistono parcheggi all'interno della piazza principale della città. Il nostro obiettivo è sicuramente questo, valorizzare questa zona, valorizzare la piazza, ma anche le strade che confluiscono qua in piazza stesso, che sicuramente hanno bisogno di particolare attenzione. Bene, adesso restiamo a Partinico per un'altra iniziativa da seguire con molta attenzione. Presto si svolgerà anche a Partinico il mercato del contadino. L'amministrazione ha trovato il luogo adatto in un posto molto centrale, accessibile a tutti, l'ex Arena Lombaio. Il mercato del contadino è un luogo in cui i coltivatori vendono i prodotti della propria azienda direttamente ai consumatori, accorciando notevolmente la filiera alimentare. I mercati contadini sono ormai una realtà consolidata. Da qualche anno si svolgono in quasi tutte le città italiane. I piccoli produttori del territorio hanno così l'opportunità di vendere direttamente ai consumatori gli alimenti provenienti dalle loro aziende, evitando i passaggi intermedi dei grossisti e delle grandi catene di distribuzione. Tra poco sarà realizzato anche a Partinico, nell'ampio spazio dell'ex Arena Lobaido. Abbiamo già appaltato, anzi aggiudicato le opere per un importo di 180.000 euro. Sono state nello specifico aggiudicati i lavori per il ripristino di una parte dell'illuminazione dell'Arena Lobaido per un importo di 17.700 euro ed è stata affidata ad altra ditta esterna la fornitura di 30 gazebbi di 3x3 e 10 4x3 più i tavolini
cittadini e l'arredo necessario anche per la costituzione dell'ufficio del mercato del contadino. Qui verrà, secondo la perimetria che voi state esaminando, proprio verrà, diventerà questa zona un'area riqualificata e donata alla cittadinanza, appunto allo scopo di poter creare uno strumento, come dice lei, che già in alcuni comuni è in voga. Pesava dei dubbi sulla riuscita del mercato perché non c'è la cultura, cioè i nostri contadini sono poco abituati a vendersi in questo modo. Effettivamente ho avuto modo in questi giorni anche di parlare con gli addetti ai lavori, che poi dovrebbero essere quelli che ci sono un po' di scetticismo. Io spero che questo scetticismo venga superato. È opportuno sottolineare che se non aderiscono i contadini di Partinico, voi siete aperti anche ad ospitare i contadini del Convenzore, considerato tra l'altro, insomma, che siamo circondati da belle campagne. Assolutamente sì. Un dato volevo importante. Vediamo qui, facendo le riprese, lo stato di fatto di questa arena. Noi soffriamo molto come amministratore, come consigliere, come Presidente del Consiglio, che ci sia questo stato di fatto e che sia il ricettacolo anche la sera di gente che viene qui a drogarsi, a fumare e a fare cose che gli abitanti qui vicino ci sollecitano sempre e continuamente. Quindi questo è un dato importante. Un invito che rivolgo all'amministrazione, considerato il fatto che questo mercato del contadino aprirà solo una volta alla settimana, che sia fruibile anche con situazioni diverse negli altri sei giorni. Potrebbe essere anche un mercato dell'usato, un mercato di bigiotteria, un mercato, dico, cioè inventarsi fra virgolette altre iniziative durante l'arco della settimana, in modo tale che sia sempre attivo e che non consenta quindi a queste persone più di utilizzare questo spazio. Bene, noi siamo entrati insieme all'assessore, ad altri componenti della giunta, al Presidente del Consiglio, e insieme abbiamo valutato, Giovanni Mentaleo, che questa situazione è insostenibile. Ora non voglio aprire una discussione perché lo faremo in altra sede, però c'è la coscienza e tutta la volontà dell'amministrazione di rendere normale quest'area. Ma guardi, io le posso dire una cosa, questo è scontato, è fuori di dubbio, però io le faccio ricordare una cosa: io non sono assessore alle manutenzioni e capisco il ruolo gravoso che ha il collega Campione. Però io nell'arco di 5 anni da assessore alle manutenzioni, all'interno di questa zona sono state ripristinate le grondaie diverse volte, sono state imbiancate, sono pitturate le pareti. Però di fatto poi la situazione è questa, quindi malgrado la buona volontà è peggio. Ci vuole semplicemente metterla sotto presidio. Sotto presidio purtroppo è una sconfitta, ripeto, per me la videosorveglianza è una sconfitta sociale. Sconfitta dai cittadini, dai privati. Ma purtroppo noi si arrivano delle segnalazioni da parte dei cittadini, il problema è che arrivano o tardivamente oppure non ci sono delle denunce vere e proprie ad personam. Quindi nel momento in cui noi andiamo a stallare i faretti, nel momento in cui noi andiamo a sistemare, facciamo prima manutenzione, dopo 2 giorni viene vandalizzata. Credo che questo sia un problema, inutile negarcelo, anche sociale. È un momento di emergenza sociale che secondo me non può essere soltanto affrontato con la videosorveglianza. Dovremmo capire cosa sta succedendo a Partinico. Io non do mai le notizie che riguardano i suicidi per una deontologia professionale che riguarda insomma la mia persona, però oggi parlo di un suicidio che si è verificato a Bagheria, perché a togliersi la vita è stato un imprenditore che aveva debiti ma aveva anche tanti crediti da riscuotere, stanco di lottare contro una causa persa si è tolto la vita. Il dramma sociale ed economico vissuto dagli imprenditori e lavoratori di oggi non può più restare inascoltato. Le istituzioni politiche non possono rimanere nell'indifferenza e nel più assoluto ed agghiacciante silenzio. Mimmo Milaccio, segretario CISL Palermo Trapani, e Antonino Cirivello, segretario FILCA CISL Palermo Trapani, hanno affermato che adesso più che mai sono necessari interventi che riattivino e sblocchino il tessuto imprenditoriale al fine di far cessare i suicidi per l'impossibilità di vivere. L'ultimo disperato caso è avvenuto a Bagheria, dove un uomo SG, queste le iniziali, si è tolto la vita perché stanco di lottare contro una causa, come quella economica odierna, persa in partenza. La tragedia si è consumata all'interno di un magazzino di proprietà della vittima, al piano terra della sua abitazione in via Carlo Alberto della Chiesa.
Questo è solo uno dei tanti, troppi, casi di morte scelta, voluta e premeditata di gente disposta a togliersi la vita pur di non viverla. Adesso, affermano ancora Milazzo e Cirivello, servono misure straordinarie come un piano speciale della regione e dei comuni per rilanciare il nuovo lavoro produttivo sul territorio, a partire da un programma per gli interventi nel settore dell'edilizia scolastica, per la messa in sicurezza degli edifici pubblici, come ad esempio gli ospedali, e con un elenco dettagliato di opere pubbliche da inserire nei piani triennali dei comuni. Si snelliscano le procedure burocratiche per i cantieri edili, concludono Milazzo e Cirivello. Stiamo vivendo una vera e propria emergenza sociale e alle istituzioni chiediamo un intervento finalmente deciso che dia sostegno agli imprenditori e ai lavoratori. Restiamo a Bagheria perché questa sera si vota la sfiducia per il sindaco Vincenzo Lomeo. I grillini controlleranno la coerenza dei consiglieri firmatari della sfiducia. Sono 21 adesso i consiglieri comunali di Bagheria che hanno sottoscritto la mozione di sfiducia per il sindaco Vincenzo Lomeo. Erano 19, ma si sono aggiunti due componenti del gruppo Bagheria Popolare. Questa sera in consiglio comunale si discuterà proprio di questo e i rappresentanti dei cittadini dovrebbero votare se dare fiducia ancora una volta a questa amministrazione oppure sfiduciarla definitivamente. Il Movimento 5 Stelle ha deciso di promuovere un'azione atta a monitorare e rendere trasparente l'attività di ogni singolo consigliere in modo da poterne valutare la coerenza. In teoria, visti i dati, i voti di sfiducia a Lomeo dovrebbero essere minimo 19. Adesso con l'aggiunta dei due popolari diventano 21, quindi la sfiducia sembra cosa fatta, ma i grillini temono che non tutti i consiglieri avranno il coraggio di abbandonare le poltrone e lasciare che il sindaco torni a casa. Per questo durante il Consiglio Comunale sarà allestito un banchetto davanti al Comune a cura del Movimento 5 Stelle che ha come obiettivo quello di informare i cittadini su ciò che accadrà nella casa comunale e nello stesso tempo verificare se i consiglieri firmatari saranno stati coerenti o avranno fatto nuovamente il voltafaccia alla città. E a proposito di sindaci, parliamo di elezioni perché il ministro dell'Interno Angelino Alfano ha comunicato che la data dello svolgimento delle prossime elezioni amministrative per l'elezione dei sindaci e dei relativi consigli comunali sarà quella di domenica 25 maggio. L'eventuale turno di ballottaggio è previsto per domenica 8 giugno. Il Consiglio dei Ministri contestualmente ha deliberato su proposta appunto di Angelino Alfano, Ministro dell'Interno, la proroga dello scioglimento del Consiglio Comunale di Isola delle Femmine al fine di perfezionare gli interventi di contrasto all'infiltrazione e al condizionamento della criminalità organizzata locale. Alla riunione ha partecipato Luca Bianchi, l'assessore dimissionario all'economia del governo Crocetta. In rappresentanza della Regione Sicilia e del Presidente, invitato a partecipare a norma dello Statuto della Regione. Dunque, a Isola delle Femmine non si voterà, resterà commissariato. Spostiamoci all'Alcamo, dove ci sono ritardi nell'erogazione idrica. La causa, come spiegano dal Comune, risiede nelle grosse perdite di acqua nella condotta di via Cannizzaro. Momentaneamente i turni di erogazione sono ogni 8 giorni. Ad Alcamo i turni dell'erogazione idrica sono passati da 4 a 8 giorni per volta. La causa, come spiegano direttamente dal comune, risiede nelle grosse perdite di acqua nella sorgente della condotta in contrada Cannizzaro. In una nota stampa del comune si legge che l'impresa incaricata all'erogazione si è da subito attivata per procedere alle riparazioni che, purtroppo, risultano essere più difficoltose del previsto. La perdita, infatti, è situata in un punto delicato e difficile per le modalità degli interventi da realizzare. I tecnici si rendono conto dei disagi che le famiglie alcamesi stanno affrontando, specie nel dover far ricorso alle autobotti private che, inevitabilmente, comportano spese in più alle loro tasche e stanno facendo il possibile per accelerare i tempi. Momentaneamente i turni dell'erogazione idrica alcamese sono ad 8 giorni, ma come afferma l'assessore servizi manutentivi Salvatore Cusumano, il problema di contrada Cannizzaro dovrebbe risolversi tra lunedì e martedì della prossima settimana e dunque i turni saranno riportati alla normalità. La Polizia Municipale di Palermo
ferma i teatranti che avevano occupato il locale dell'ex Fiera del Mediterraneo, nonostante il sindaco Orlando avesse consentito le attività teatrali. Nessuno sa spiegare il perché del mandato di sgombero. Blitz dei vigili nel Teatro Mediterraneo di Palermo. Una amara sorpresa questa per gli artisti che da settimane occupano il capannone, i cui cancelli ieri sono stati serrati. A presidiare l'area un'auto della Polizia Municipale in preda ad un centinaio di occupanti rabbiosi e delusi per l'inspiegabile irruzione, data la sospensione dell'ordinanza di chiusura emanata qualche tempo fa dal sindaco Luca Orlando. I teatranti, indignati per l'accaduto, hanno affermato che il sindaco aveva garantito loro una valida esperienza teatrale e che questa non sarebbe terminata con uno sgombero coatto. Impossibile dunque che gli assessori, interrogati telefonicamente sulle motivazioni di tale retromarcia, fossero, stando alle loro risposte, totalmente all'oscuro dei fatti e per lo più di non aver mai autorizzato la Polizia Municipale ad agire in tal senso. Gli artisti questa mattina sono tornati a manifestare davanti ai cancelli della fiera che entro oggi, sperano, dovrebbe essere riaperta. Parliamo di un'iniziativa del Movimento 5 Stelle, un DDL che parla di divieto di allevamento, cattura e uccisione degli animali da pelliccia, divieto di utilizzare gli animali per la produzione o il confezionamento di capi di abbigliamento e articoli di pelletteria ottenuti da pelli o pellicce degli animali. Così il Movimento 5 Stelle all'ARS presenta questo disegno di legge rivoluzionario che pensa ai diritti ed al benessere di tutti gli animali. La Sicilia faccia da traino a tutte le altre regioni italiane. Uccidere gli animali per la loro pelliccia è solo un business violento e senza dubbio non solidale. Nessun animale è di prima o seconda categoria, afferma il deputato 5 Stelle all'ARS Salvo Siragusa, primo firmatario del testo. Ad oggi vige una normativa nazionale che protegge solo cani e gatti. I grillini vogliono proteggere invece tutte le specie, per questo il Movimento 5 Stelle ha presentato un DDL che prevede il divieto di importare e commercializzare prodotti derivati da pelli animali in tutto il territorio siciliano. Il divieto di allevamento, cattura e uccisione degli animali da pelliccia, divieto di utilizzare gli animali per la produzione o il confezionamento di capi di abbigliamento e articoli di pelletteria ottenuti dalle pelli o dalle pellicce degli animali. Il testo, nato anche grazie ai preziosi contributi forniti dalle associazioni in difesa dei diritti degli animali, ha già ottenuto il plauso da parte di una delle più importanti associazioni animaliste in Italia, la LAV, che si è impegnata ad offrire tutto il supporto necessario al fine di dare quanta più visibilità alla proposta di legge. Ben l'85% degli italiani condanna l'uccisione di animali per la produzione di pellicce, percentuale ufficializzata nel rapporto Italia-Eurispes 2013. Diversi paesi hanno già vietato l'allevamento di animali per la produzione di pellicce, già dal 2000 la Gran Bretagna, poi l'Olanda, l'Austria, la Danimarca, l'Irlanda del Nord, la Scozia, la Croazia e la Bosnia. Alcuni di questi paesi hanno definito bandi a partire dai prossimi anni. Il deputato grellino Siragusa sostiene che la regione siciliana, avendo competenze esclusive in materia, non può più fare finta di nulla, deve impegnarsi a disporre tali divieti nel proprio territorio dotandosi di una normativa importante che faccia da traino a tutte le altre regioni italiane. La Polizia Municipale di Palermo ha sequestrato, ha posto sotto sequestro la chiesa della Madonna delle Grazie dei Macellai a tutela della pubblica incolumità minacciata dalla mancata esecuzione dei lavori di messa in sicurezza. La costruzione cinquecentesca da tempo era stata trasformata in un vero e proprio chiosco abusivo circondato da rifiuti di ogni genere. Il nucleo tutela patrimonio artistico della Polizia Municipale di Palermo ha posto sotto sequestro la chiesa della Madonna delle Grazie dei Macellai, il pregiato complesso che sorge tra piazzetta Caldomai e vicolo delle Alpi. Il giudice per le indagini preliminari, Guglielmo Nicastro, ha emesso il provvedimento a tutela dell'incolumità pubblica minacciata dalla mancata esecuzione dei lavori di messa in sicurezza. La costruzione cinquecentesca, infatti, era stata trasformata in un vero e proprio baretto abusivo circondato da rifiuti di ogni genere. Il sequestro del bene patrimoniale serve a scongiurare la prosecuzione di reati edilizi ed ambientali che, finora, hanno coinvolto l'edificio.
Nell'ex chiesa sono state riscontrate diverse criticità che, data la loro precaria situazione, avrebbero compromesso la pubblica sicurezza oltre che l'igiene e l'ordine stradale. Le parti artistiche sono interamente esposte agli agenti atmosferici per via della mancanza di copertura. Il campanile riporta una grave ed estesa lesione che costituisce un ulteriore pericolo per i cittadini. Anche le mura perimetrali sono gravemente lesionate, in particolare quello di Vicolo Api, dove sono state realizzate alcune baracche abusive con tettoie in lamiera ed eternit. Sono in corso accertamenti per identificare responsabili delle stesse costruzioni. L'accusa è di aver violato le normative urbanistiche e danneggiato il patrimonio storico-artistico. La chiesa della Madonna delle Grazie venne costruita nel 1589 dalla Maestranza dei Macellai e restaurata nel 1620. Durante la Seconda Guerra Mondiale fu colpita dai bombardamenti e da allora rimase priva di copertura. Nel 2010 l'immobile fu già sequestrato e l'ispettore Giuseppe Crucitti, allora coordinatore dello stesso nucleo della Polizia Municipale, ne aveva dichiarato il possibile crollo. Adesso spostiamoci a Partinico perché ieri le reliquie di Pina Suriano sono uscite dal santuario per spostarsi in un'altra parrocchia, quella di San Gioacchino. Si sta svolgendo in questo anno pastorale un percorso di riflessione e di preghiera che porterà a celebrare due importanti eventi in ricordo della Beata Pina Suriano, il decennale della beatificazione che ricorrerà il 5 settembre prossimo e il centenario della nascita che sarà celebrato il 18 febbraio del prossimo anno. L'Arcidiocesi di Monreale, il Santuario Diocesano e il Comitato Beata Pina Suriano, insieme all'Azione Cattolica Diocesana, hanno preparato un progetto che prevede percorsi di formazione, preghiera e riflessione sulla vicenda umana e cristiana della Beata, oltre che concorsi scolastici, convegni ed itinerari di studio sui suoi scritti. In questo percorso è previsto che le reliquie di Pina Suriano siano ospitate presso le parrocchie che ne fanno richiesta. Ieri pomeriggio un'urna contenente una reliquia della Beata, la stessa che fu donata a Papa Giovanni Paolo II a Loreto in occasione della beatificazione, è stata portata in processione dal santuario di via Francesco Crispi alla chiesa di San Gioacchino, dove si fermerà fino a domenica. Quasi 10 anni fa la stessa reliquia fu tenuta dal Papa, che la restituì al santuario di Partinico dopo un mese. Adesso parliamo di calcio perché il Palermo affronta domani il Pescara, una squadra che era partita con grande ambizione, adesso si trova in acque non troppo belle, ma ha cambiato allenatore, è arrivato l'allenatore nuovo che sta rigenerando il Pescara, si tratta di Serse Cosmi. Iachini giustamente chiama tutta una particolare attenzione anche perché il Pescara è il primo di 3 appuntamenti ravvicinati. Io sono abituato a partire dalla prima, no? In genere sì, c'è un piccolo sguardo direi alla seconda immediata, soprattutto partita. In questo caso, in virtù di un fatto nello specifico, che giochiamo a distanza di 3 giorni e contro una squadra che ha un anticipo e quindi è una giornata in più di noi di recupero. E quindi di conseguenza qualche piccola valutazione andrà fatta, ma ripeto, qualche piccola valutazione, perché poi nel contesto della partita di Pescara ci concentreremo e prepareremo la partita di Pescara per quelle che sono le sue caratteristiche, per quelle che sono gli interpreti del momento migliori per quella gara. Poi eventualmente vedremo il giorno successivo i recuperi e quant'altro per la partita successiva. Un piccolo occhio c'è, ma non proprio direi da poterci indurre a fare cose stravolgenti già da subito. Sono partite tutte difficili, tutte uguali, perché i punti sono pesanti contro tutti. Brescia era una squadra che comunque aveva dei valori, delle qualità. La Juve Stabia si stava giocando le ultime chance proprio contro di noi, di una speranza di poter riagganciare
Un conto sarà affrontare la Juve Stabia fra tre partite, fra due partite magari, ma contro di noi era direi l'ultima spiaggia, quindi ancora una partita da prendere assolutamente con grande attenzione e soprattutto da affrontare con quel piglio, quello spirito, quell'intensità con la quale e concentrazione l'abbiamo affrontata da subito, altrimenti si sarebbe andato incontro a grosse problematiche, e anche la partita con la Ternana ha dimostrato che questa squadra ancora sta lì a battagliare. Quindi il Pescara in sé per sé è un'ottima squadra, una squadra che era partita per giocarsela senza nascondersi per la promozione diretta, con un ottimo organico, allenatore preparato. Ora hanno cambiato, è arrivato un allenatore altrettanto bravo e che ha dato subito un'impronta alla sua squadra e che ha fatto risultati, e quindi sicuramente per noi in un ambiente caldo sarà una partita da andare a affrontare con grande attenzione, concentrazione, organizzazione di gioco, personalità, perché quando vai a giocare su un campo con determinate caratteristiche contro una squadra così forte e di qualità, è chiaro che devi mettere in campo, oltre l'organizzazione e la concentrazione, anche una buona dose di personalità che ti porta ad andare a fare una partita importante. E questo per oggi era l'ultimo servizio. Io vi ringrazio di averci seguito, vi rimando alle repliche del TG e poi vi ricordo che l'informazione di TV7 continua ogni ora anche con lo studio Flash. Grazie per averci scelto, appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.